Molti cani vantano una storia lunga ed illustre, ma quanti possono dire di aver affiancato i cavalieri della Tavola Rotonda? Purtroppo, anche se affascinante, questa è solo una leggenda. Sulle reali origini del Beagle si sa poco o nulla. Il nome Beagle ha due possibili derivazioni. Per alcuni autori origina dal celtico big, per altri dal francese beagle. Tutto sommato la cosa è abbastanza ininfluente perché entrambe le parole significano piccolo. Per l'armoniosità del suo abbaio quando è sulle tracce del selvatico, il cane è detto anche singing beagle, ovvero beagle canterino. Il Beagle ha tutte le carte in regola per essere un ottimo cane di casa. È piccolo, a pelo raso, con un innato senso della pulizia e soprattutto è buono. Dolce con i bambini, di cui può essere un instancabile compagno di giochi, è un buon amico anche per le persone anziane. Ovviamente, da buon segugio ha bisogno di movimento, ma gli basta un piccolo giardino per sfogare la sua vitalità. Quando rientra in casa da adulto, è tranquillissimo e non dà praticamente alcun disturbo. Finché è molto giovane, ovviamente, potrà combinare qualche marachella, ma si farà sempre perdonare con quegli irresistibili occhi da Beagle che rappresentano la sua arma vincente. È quasi impossibile arrabbiarsi davvero con lui. La sua faccia languida e il modo tenerissimo che ha di porgere le sue scuse riescono ad intenerire anche il più duro dei cuori. Se non vogliamo che il nostro Beagle diventi l'indiscusso capobranco della nostra famiglia, dunque, dovremmo stare molto attenti. Non possiamo dargliele sempre tutte vinte. Se non resistiamo ai suoi occhi, guardiamo da un'altra parte, ma manteniamo almeno un po' di pugno di ferro nel guanto di velluto. L'aspetto generale del Beagle è quello di un cane da muta vigoroso, compatto nella sua costituzione. Dà un'impressione di distinzione spogliata da ogni tratto grossolano. È un cane dal carattere gaio, la cui funzione essenziale è la caccia ad inseguimento, in primo luogo alla lepre, seguendo una traccia. Ardito, è dotato di grande vitalità, di energia e determinazione. Vivo, intelligente, ha temperamento costante. Amabile e sveglio, non mostra né aggressività né timidezza. Il Beagle è un segugio, quindi un cane costruito per trottare a lungo e senza stancarsi anche a testa bassa. Questo risultato è garantito dalla corretta conformazione del collo, dall'ampiezza della gabbia toracica, dall'ossatura e dalla muscolatura degli arti. Anche se piccolino, insomma, il Beagle è un atleta e deve averne il fisico. Questo significa anche che non deve appesantirsi troppo e che i suoi proprietari non devono cedere quando i suoi sguardi languidi chiedono bocconcini fuori pasto. Un cane trattato da figlio unico, tenuto sempre lontano dagli altri cani, può diventare un vero asociale. Ma la colpa è unicamente del padrone, che talora ne rovina il carattere solo per paura che possa subire danni fisici. Segugio, d'accordo, ma se abitiamo in città e non abbiamo neppure un pezzetto di giardino, dovremmo proprio rinunciare al Beagle? Non necessariamente. Certo, se davvero amiamo questa razza, non dovremmo costringere il cane ad una vita sedentaria. Il Beagle che ingrassa sui cuscini non è solo un cane infelice, è anche un cane potenzialmente malato. Se la vostra idea del cane di città è quella di un cane che non esce mai di casa, è davvero consigliabile cercare un'altra razza. Se però siete disposti a portare il cane in campagna ogni volta che vi è possibile, e se ogni giorno potete mettere in preventivo una bella passeggiata a piedi o in bicicletta, allora non ci sono controindicazioni. Piccolino com'è, il Beagle può restare in forma anche con un'attività fisica moderata, ma deve esserci ed essere molto costante. Forse non sarà il cane più buono del mondo, né il più buffo, o il più tenero, o il più testone. Ma una cosa è certa, è il più grande conquistatore del mondo. E lo sa.